Da Ballando con le Stelle al Liceo Torelli di Fano, passando per 11 titoli italiani di atletica, svariati record, un argento e un bronzo a livello europeo. L'atleta paralimpica, conduttrice, televisiva, scrittrice Giuseppina Versace, per tutti Giusi, è arrivata a Fano per ritirare il premio giornalistico Valerio Volpini, giunto alla sua 10ª edizione, bandito da Il Nuovo Amico, settimanale della diocesi di Pesaro Fano Urbino. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato in collaborazione con la rete delle scuole della provincia e l'Università Carlo Bo di Urbino a personalità del panorama mass mediatico che si siano distinte per una comunicazione sobria, mai banale né volgare ed attenta alle giovani generazioni. Oltre a ritirare il premio, Giusi Versace, in una intervista alla giornalista di Avvenire Lucia Bellaspiga, ha raccontato della sua esperienza di vita da quando, in quel tragico incidente sulla Salerno-Reggio Calabria del 2005, in cui perse entrambe le gambe, la sua vita cambiò radicalmente. Il premio fa sempre piacere, poi in maniera particolare se, come in questo caso, mi viene assegnato perché ho avuto un'attenzione particolare ai giovani. I giovani sono il futuro, poi i giovani. Chi sono i giovani? Io mi ritengo nella categoria, mi inserisco e mi attribuisco questo titolo di giovane anch'io. Penso semplicemente che i ragazzi e le nuove generazioni siano il futuro. Loro possono aiutarmi ad abbattere le barriere mentali che gli adulti costruiscono e hanno costruito nei confronti dell'handicap. E mi piace l'idea che comunque a loro resti il fatto che nella vita non si possono fare programmi, a volte disabili si diventa per un incidente, per una malattia, non c'è un perché, o se c'è non c'è dato saperlo, e quindi bisogna fare la differenza avendo comunque la prontezza di reagire e continuare ad amare la vita. Se gli resta questo loro, io sono già contenta, perché insomma alla fine le sfighe nella vita di tutti toccano a tutti, non c'è un cognome o uno stato sociale che ti preservi da questo, no?